Camerte dell'anno. Consegnati ieri a Camerino, nell'ambito del Premio Massimo Urbani, i riconoscimenti a personaggi o realtà che si sono distinti per il bene della città, relativamente all'anno 2019 e all'anno 2020. Delfina Benedetti, organizzatrice eventi della Proloco Camerino, ecco, chi ha ottenuto l'ambito riconoscimento? Buongiorno, allora il riconoscimento è stato dato per il 2019 a Daniele Massimi per la sua forza di volontà, perché ha portato avanti comunque la musica e quindi la cultura musicale che abbiamo a Camerino in tutti questi anni, anche dopo il terremoto, anche durante la pandemia. Per quanto riguarda il 2020, unanimemente è stato assegnato agli operatori sanitari dell'ospedale Covid di Camerino. Naturalmente senza in questo caso tante spiegazioni, perché è lampante agli occhi di tutti quello che è stato fatto da tutti, a cominciare dal personale paramedico, ai medici, gli infermieri, gli operatori in tutti i generi, quello che è stato fatto per portare avanti la situazione che è stata difficile per tutti, soprattutto per loro. La motivazione semplice era perché sono riusciti con una estrema professionalità a far sentire a casa tutte le persone che purtroppo sono state colpite dal Covid. E allora adesso approfondiamo un po' queste due figure, perché sono premi comunque importanti e sono premi sentiti. Allora, per Daniele Massimi c'è stato dunque un riconoscimento da parte della città nei confronti di una persona, di un musicista che ha regalato, insomma, momenti di musica di qualità e ha consentito di, come dire, garantire una piccola ripartenza per Camerino dopo il sisma, è così? Sì, esattamente, lui non si è mai fermato nonostante le difficoltà che ci sono state, ha portato avanti comunque la nostra cultura musicale, che, come ha riconosciuto ieri pomeriggio anche il nostro sindaco Sandro Sborgia, è importante per Camerino, come sono importanti tutte le cose che ci hanno fatto conoscere ed apprezzare in tutte le Marche, in tutta Italia e anche all'estero. E invece, per quel che riguarda il Camerte dell'anno 2020, lo accennava poco fa, gli operatori sanitari. E qui, insomma, voglio legare quanto dicevo poco fa, cioè appunto Massimi, premiato per aver illuminato la città di Camerino con la musica dopo un periodo difficile che è quello derivato dall'emergenza sisma, e poi la nuova emergenza, l'emergenza Covid-19. E insomma, una nomina che quest'anno, quella appunto di Camerte dell'anno agli operatori sanitari, che certamente non arriva a caso. No, non arriva a caso, ripeto, è stata la segnalazione, premetto che il Camerte dell'anno praticamente nasce da segnalazioni di cittadini che vogliono far conoscere la nostra situazione. In questo caso veramente è stata una cosa sentita da tanta gente, anche da noi della Proloco e anche dall'amministrazione comunale. Era doveroso il riconoscimento, ce ne saranno altri, ce ne sono già doveroso anche da parte dell'amministrazione della Proloco riconoscere con questo premio, che per noi è molto sentito, tutto quello che è stato fatto, tutte le cose che sono state fatte a prescindere da tutto, tutti quanti si sono operati per far sì che la situazione grave fosse sentita in maniera tranquilla, e ci sono riusciti, ripeto, con grande professionalità, con estrema umanità. E come è stato vissuto il periodo del Covid-19? Perché se tutto parte da una segnalazione, immagino che gli operatori sanitari, dettagliatamente dell'ospedale di Camerino e dei reparti Covid, abbiano vissuto momenti non facili. Parlo naturalmente del 2020, ma bisogna ammettere che anche in previsione del Camerte dell'anno 2021 i sanitari hanno anche in questo caso un loro ruolo. Naturalmente, loro hanno vissuto in maniera estremamente difficoltosa la cosa, e sono stati fortunatamente premiati, diciamo, dall'affetto di tutta la cittadinanza.
Naturalmente è una situazione che si protrarrà nel tempo e di cui ancora non possiamo avere l'idea di quando finirà e di quali che saranno le conseguenze. Noi speriamo che si risolva tutto nel più breve tempo possibile e speriamo che vada tutto per il meglio. Ieri pomeriggio è intervenuto il direttore sanitario dell'area Vasta 3, il dottor Carlo Di Falco, e anche lui spera le stesse cose, ha fatto un breve intervento in cui ha ringraziato anche lui a nome di tutta l'area Vasta 3 quello che è stato fatto da tutti. Noi veramente speriamo che si risolva nel più breve tempo possibile e che si possa ritornare alla normalità. Ce l'auguriamo tutti. Delfina Benedetti, come hanno reagito i premiati alla notizia del riconoscimento loro assegnato? Per quanto riguarda Daniele Massimi è stata una sorpresa, perché lui non sapeva niente e noi volontariamente l'abbiamo fatto questa cosa di dargli il premio nell'ambito della sua manifestazione, perché volevamo sottolineare questa cosa, il suo impegno costante. È stato per lui una sorpresa ed è stato molto contento e anche emozionato. Naturalmente anche gli operatori sanitari, noi avevamo invitato una rappresentanza e sono stati molto contenti, perché sentire comunque l'affetto di tutti quanti, del comune, della Prologo, di tutte le associazioni e dell'intera cittadinanza è stato per loro fonte di orgoglio. E tengo a precisare comunque che sono state date, a parte il premio, sono state date delle pergamene a ricordo di questa manifestazione, di questo premio. Le pergamene sono state date a chi è intervenuto personalmente ieri dal sindaco, poi da oggi in poi saranno portate all'ospedale e saranno distribuite a tutti quelli che sono stati e che sono all'interno dell'ospedale, che lavorano all'interno dell'ospedale. C'è anche un'altra cosa che volevo chiederle, cioè come i camerti quest'anno hanno preso queste due nomine, hanno ritenuto, diciamo così, giusta la nomina e il conferimento dei premi a Massimi e ai sanitari, ma c'erano anche altri nomi in lizza per questo premio? E poi, secondo quesito, quanto è importante in generale per i camerti il premio Camerte dell'anno? Per quanto riguarda quest'ultimo quesito, io spero che sia importante, noi lo portiamo avanti da 23 edizioni, quindi spero che sia diventato comunque un appuntamento annuale a cui si fa un po' riferimento. Per quanto riguarda le segnalazioni, devo dire che quest'anno e l'anno scorso sono state convogliate su questi nomi. Nel senso che non c'erano state altre segnalazioni, sono state convogliate sia per Daniele Massimi l'anno scorso, sia, e ripeto, all'unanimità, tutte per gli operatori sanitari. E sono iniziate ad arrivare, domanda difficilissima perché una previsione anche sul futuro non si può svelare il tutto, ma sono già iniziate ad arrivare le segnalazioni per il prossimo anno? Sì. Sì. Sono già iniziate ad arrivare segnalazioni per il camerto dell'anno 2021, che è questo, no? Che verrà dato a inizio 2022, ma naturalmente non svelo nulla. E ci mancherebbe, e noi saremo lì a raccontarlo. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie tante per il lavoro che state facendo.